raccontare la realtà dei cristiani in Pakistan e ricordare la figura di Shabbat Bhatti, ministro per le minoranze, ucciso il 2 marzo 2011 dai fondamentalisti. È l'obiettivo del viaggio in Italia di Monsignor Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi e presidente della Conferenza Episcopale del Pakistan. Su iniziativa del Comitato Diritti Umani, presieduto dal presidente dell'Assemblea Mauro Laus, Coutts ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Lascaris sul tema «Sperando contro ogni speranza, la persecuzione cristiana in Pakistan». Con il passare degli anni, i gruppi islamici hanno cominciato a rafforzarsi e ad esercitare pressione su ogni governo per introdurre le leggi islamiche e per trasformare il Pakistan in un paese islamico. Ciò che ho detto dà forse un quadro molto negativo e tetro del Pakistan, ma non tutto è buio e noi non viviamo senza speranza. Noi siamo una piccola minoranza, ma non siamo una chiesa nascosta o silenziosa. I musulmani di buona volontà si fanno avanti per sostenerci nelle difficoltà.